Ciao Marine Orchestra! Curiosi, appassionati e amatori spesso ci chiedono: ma che cosa succede veramente a una lezione di conservatorio? Beh, oggi vogliamo soddisfare questa curiosità con il maestro Claudio Montafia. Ciao a tutti, grazie Tiziano e grazie a Made in Orchestra per aver accettato l'invito a partecipare a questa lezione. Direi che possiamo cominciare direttamente. Vi presento intanto i protagonisti di questa lezione, che sono Chiara Zagato, che è una allieva mia che fa il primo anno del triennio. Il pianista accompagnatore, Claudio Bonfiglio, è un nostro collaboratore pianistico. Ci sono alcuni altri miei allievi che faranno da contorno, silenti assolutamente. Per cui, se volete, possiamo cominciare a lavorare un pochino, insomma. Grazie. Buona lezione. Bene, oggi faremo una lezione sulla fantasia di Gabriel Fauré. Chiara questo pezzo lo dovrà portare a varie audizioni, concorsi, quindi approfondiremo, lo conosce già, l'ha già suonato in qualche maniera, ma oggi lo approfondiremo in modo particolare, insomma. Se volete prendere il là intanto, magari. Puoi fare magari un accordo. Ok, prova a fare anche altre note, magari non limitarti solo al la, ma anche prova il re minore, ad esempio. Re fa la. Ok, quando volete. Bravissima, molto bene. Ascolta, prima di tutto, noi dobbiamo capire, quando si affronta un brano, no? Dobbiamo andare a cercare l'indicazione, cercare di capire qual è il tempo più appropriato, forse, no? Qui abbiamo come indicazione andantino, e non tanto andante, ma andantino. Secondo me, perlomeno dal mio punto di vista, andrebbe suonato un pochino più scorrevole, non dico veloce, ma scorrevole. Provate a fare magari decisamente un tempo più veloce, vediamo se. Anche per il fiato è un pochino più confortevole, vero? Ecco, esattamente. Ecco, adesso vediamo comunque di, mantenendo questo andamento, no? Di dare un senso di, no? Di come qualcuno che culla, eh?
questo movimento che viene dato proprio dall'inizio del pianoforte, no? Sentila questo accompagnamento. Un, due, tre. Dopodiché dobbiamo cominciare a parlare della prima frase, no? Questa prima frase ci dà l'occasione per fare un pochino un'analisi raffrontando un po' la nostra esecuzione, diciamo, contemporanea con quello che poteva essere un'esecuzione in antichità, no? Noi normalmente su questa prima nota, perlomeno il mio primo insegnante mi ha insegnato che su una nota lunga non si può star fermi, bisogna fare qualche cosa. In questo caso la cosa più semplice che si possa fare è fare una sorta di messa di voce, ovvero cominciare piano, fare un crescendo e un diminuendo. Quindi questo ci fa pensare una cosa, che la messa di voce è una pratica che non si è persa nel tempo, ma semplicemente si è trasformata, no? Così come, ad esempio, il vibrato che noi utilizziamo, che un tempo non si utilizzava, ma che poi nel tempo, nella prassi, è diventato di uso comune e quindi noi oggi vibriamo. Una volta al posto del vibrato si faceva ad esempio cose di questo tipo. Sul sì è un po' meno facile farlo perché non esistono chiavi aperte, bisognerebbe usare un armonico. Che ci porta un po' fuori strada. Però questa è l'origine, no? Hai capito? Di quello che no, è la nostra esecuzione contemporanea. Prova a fare, allora, parti piano con questo sì. Altra cosa importante, tu devi già sapere dove sarà il tuo sì, no? Cioè non puoi attaccare oppure, ma deve essere già esattamente lì. Provalo una volta magari col pianoforte, solo il sì. Yes, hai capito? Cerca di memorizzare questa, la posizione di questo sì e parti esattamente lì. Molto bene. Attenta che quando fai il tuo crescendo, cresci anche con l'intonazione, cioè suoni. Mantieni il sì alla stessa intonazione. Molto bene, fai in modo di avere ancora abbastanza fiato per fare la stessa cosa sul La. Ti, ti, do, di, do, di, do, da, 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 ti. Ancora una volta, già che ci siamo, prova a dare un pochino più di, come dire, direzione a questa tua frase, no? Non suonare. Bravissima, molto bene, molto brava. Respira un po' meglio qua, tra i due mi, perché hai bisogno di. Adesso l'hai preso, voglio dire, è chiaro che se hai bisogno di respirare, respira, ma sarebbe meglio di no respirare lì, no? Ecco, altra piccola cosa, vedi che ci sono dei piccoli fraseggi interni, no? Ovvero. Questo è legato. Allora, sempre come si usava a fare in antichità, dai un pochino più di risalto all'articolazione e soprattutto quando hai le appoggiature.
diminuire questo, c'è un piccolo diminuendo, ma... Continua a suonare abbastanza generosa, eh? Ancora. Facciamo attenzione al Mi, un pochino alto, eh? E fai una piccola differenza tra il Mi, il primo Mi dove arrivi dal crescendo, con il secondo Mi dove invece devi suonare ancora più intensamente. Facciamo da questo Mi, dal Mi medio. Sì, il primo, esatto, dal respiro. Vai, un, due, tre. Cerca di prenderlo. Provami solo il Mi, i due Mi. Okay. Mi. Ci vuole un pochino più di differenza tra il primo e il secondo. Così. E qui diminuendo, vai, attenzione qua, vi cambia un pochino l'imboccatura qua perché ci troviamo sul Fa un po' più su e se rimani qua, un po' meglio, non mi piace. Sì, facciamo dal Mi acuto. Il primo. Anzi, scusate, no, scusate, facciamo dal Mi medio. Ok, prima. Come prima, sì. Molto bene, questa frase, dai un po' di slancio qua, questa frase. E invece qui prenditi un po' di tempo per fare bene il re diesis. Stesso fai da direttamente sola. Come dire, un po' routine, hai capito? Ci vuole, manca proprio lo slancio, no? Su queste note qua. Stesso punto. Sì, molto meglio. Adesso cambia un po' il colore dopo che hai fatto questo. Non aver fretta. Tarariori. Comincio un'altra cosa, eh? Non, e dovrebbe essere una sorpresa questa, no? Stesso punto, sì. Ah, un'altra cosa, visto che siamo fermi, comincio un pochino più piano dove riprendi il sol diesis sotto, eh? Vai. Grande. Meno. Cresci. Thank you.
Molto bene, bravissima, bravissima, bravissima. Una cosa, un suggerimento che ti do: quando devi fare il passaggio do mi, non preoccuparti tanto di scivolare, ma cerca piuttosto di saltare velocemente. Toi, prova a fare questa cosa. Do mi. Questo è Soprattutto ipotetico. questo, il ritorno. Se tu scivoli non verrà mai. No, Infatti. devi proprio saltare. Guarda. No, tu continui a scivolare. Esatto. Alzi e poi metti velocemente giù. E lo stesso vale per dopo, no? E Devo dopo, devi aprire. metterlo però. Sì, facciamo un po' di alleniamo un po' questo dito. Prova a fare proprio toa, dai un ritmo a questa cosa. Toa, no, toa, cioè to, stacco, giù. Via. Ok, ancora. Bene, ancora. Adesso rendilo un pochino. Fai un pochino più velocemente il movimento per andare giù. Eccolo qua, hai capito? Prova al contrario, fai mi do adesso. Stessa cosa. Mi do, Ah, sempre con mi il mi. do. Sì. Ok. Perfetto. Facciamo da qua. Possiamo fare da do mi direttamente. Vai. Scusami, scusami, esagera un pochino il crescendo qua. Eh? Ok. Vai ancora. Adomi. Do mi. Aspetterei un pochino ad allargare, verso la fine. Tati, un pochino alla fine della battuta proprio. Facciamo direttamente questo. Sì. E poi. È subito tempo. Cura sul fa, mi fa questa roba qua. Dunque, dove sei? Questo sarebbe, no, la nota normale. Questo è. Appoggia leggermente di più il fa diesis. Dai sempre questo slancio verso l'alto, eh? E poi trattieni un po' la fine dove c'è. Sì. Chiara, ho bisogno di un sì un pochino più centrato. Un po' alto, un po' più basso. Troppo, 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 cerca di fare. Puoi suonarci un sì. Quello sotto. Questo. Ok.
E anche questo se riesci. Molto aperto. Piano. E via. Sì. No, sì, c'è. No, aspetta. Piano, piano qua. Qua è piano. Facciamo ancora sì, sì. Cambiare tempo alla fine, però tu fai molto bene questo passaggio, Chiara, molto bene, brava. Facciamo, bisogna rifarlo da qua, dalla forse un pelino più articolato. Quindi tarare, tarare. Il segreto è sempre quello di suonare un po', di suonare un po' in diminuendo sempre le quartine, in modo che non sia obbligata a dare un accento oppure un colpo di lingua troppo forte, ma e nello stesso tempo dai molta agilità alla quartina. Prova un po'. Sì, un brutto punto. Brutto punto. Facciamo dalla sol, sol, la, si, si, do, da, di. Facciamo da qua. Spesso si suona ad un tempo leggermente sotto, un po' al di sotto. Ce la facciamo a fare. Magari solo qui un pochino ti prendi un po' di libertà. Facciamo ancora lo stesso punto di prima. Un pezzo di valore, eh? Ok, facciamolo ancora una volta, dai, ripetiamo. Intoniamo un po' questo. Se riesce a fare un suono un pochino più rotondo. Sì, labbra un po' avanti e un pelo più su sulla testa. Esatto.
pasticcio. Va bene questo tempo, sì? Per te? È quello giusto? Sì, perfetto, ok. Benissimo, due o tre cosine. Questo ingresso, sol sol, lo devi suonare un po' più forte, perché altrimenti non si perde, proprio... Però sol e sol. E poi qua, forte fino al fa, se puoi. Okay. Facciamo ancora due o tre battute prima. Molto bene. Adesso però ho bisogno di più diminuendo. Proprio sull'ultima quartina. Facciamo ancora una volta. Sì, come prima, due prima. Due prima. Sì, ti devi preparare, chiaro, però. Devi essere pronta. E faccio le quattro che ti sei. No, va bene anche due. Non fare... Ah, già che ci siamo, suonami una volta questo. Suono. Corto. Devo fare questo. Lo fai dal fa torno in su. Okay, senza correre però. Sol sol. E il secondo? Il secondo, sì. Sol sol. Fai a non respirare qua. Sì. E poi respiri dopo, no? Fai da... Non respirare, non hai bisogno, perché se respiri bene ce la fai. Ah, altra cosa, qua, su questa terzina, devi cercare di far suonare in modo un pochino più naturale, no? Tu lo suoni un po' troppo... Esagero, ovviamente, no? Però... Direttamente da sì, sì. Sì, però ricordati di respirare. Anche se abbiamo preso da qua e avevi aria, abituati mentalmente a respirare nei posti dove sì. Devi farlo, sì, okay. Perché sennò ti scombini. Poi vai. No, non mi piace. E poi perdi il suono. Eh?
rapido il respiro. Vai, sì, sì. Brava. Ok. Tieni lunga. Farcela con l'aria. Devi farcela con l'aria, pronto. Sì, dai anche un po' di plasticità. Quando devi respirare, non tenere troppo lunga la nota prima del respiro, altrimenti sei in ritardo. Devi essere assolutamente in tempo. Facciamo da questo levare. Quale? Fa, dove siamo arrivati adesso? L'ultima frase. Vai. L'espressivo. L'espressivo, esatto. Ah, però ci siamo fermati per il respiro. Quindi respira. Vai. Dopo il fa diere, sì. Se respiri, visto che hai respirato, okay. Se lo fai, allora farlo respira bene, ancora. Sì, ma non devi perdere tempo, no? Non si deve percepire che tu respiri in mezzo, eh? Questa cosa un pochino, la prima misura un pochino più trattenuta e poi vai. Ok, vai. Direttamente mi sol. Ok, benissimo. Io direi che ok,
possiamo dire, possiamo terminare qua. Bravissima Chiara, molto brava. Grazie mille Claudio. Bene, spero che la lezione vi sia piaciuta, mando un caro saluto a tutti e a tutta la comunità di Made in Orchestra. Ciao!